I ragazzi che hanno partecipato a questa iniziativa hanno veramente dimostrato un grande spirito critico. Che lei vede in loro, magari anche giornalisti del futuro? Qual è la nuova classe di giornalisti che dovrà emergere in futuro? Yes, I thought they were very, I ragazzi hanno avuto una grandissima capacità espressiva e critica rispetto alle loro domande, quindi pensa davvero che potrebbero essere i giornalisti del futuro. Lei ha raccontato anche in parte la storia della sua vita, una vita insomma anche fatta di momenti duri, però anche formativi. Se dovesse dare un consiglio a questi ragazzi che l'hanno ascoltata oggi, che consiglio darebbe? To read. Leggere, leggere tutto, leggere libri, leggere giornali. Si possono avere informazioni da una persona o da quell'altra, per questo è così importante informarsi sempre per potersi porre domande e arrivare a capire quello che abbiamo davanti. Il mondo dell'informazione è molto cambiato negli ultimi 30-40 anni. In che cosa si distingue una buona informazione, specialmente nel mondo dei social, nel mondo del web, che è di fatto molto contaminato dalle cosiddette bufale, false notizie? It was said at this conference several times. È stato detto molte volte in questa conferenza che bisogna mettere sempre in dubbio le notizie che leggiamo, fare ulteriori domande, fare confronti, per esempio il caso del supporto che avrebbe dato il Papa a Trump. Lei stessa leggendo quella notizia non avrebbe mai creduto che fosse reale, perché non è una cosa che fa normalmente il Papa, ma bisogna imparare leggendo, informandosi, a capire quali possano essere le notizie vere, confrontandole sempre.